Benvenuti al 109° Lunch Seminar di Next. Questo è il primo Lunch Seminar che teniamo al Dipartimento di Giurisprudenza, quindi vediamo. Non so se metto così e No, no. riprende anche. Ah, può rimanere. Posso rimanere, scusa. È il primo Lunch Seminar che teniamo al Dipartimento di Giurisprudenza. E quindi speriamo, insomma, di avere una discussione proficua, anche utile per il nostro ospite, che è Giacomo Pisani, dell'Università di Bari, venuto fin da Bari a Torino, quindi grazie per aver fatto un lungo viaggio. E il tema del seminario di oggi è piattaforme digitali e autodeterminazione, relazioni sociali, lavoro e diritti al tempo della governamentalità algoritmica. Giacomo è anche l'autore di un libro su questo tema, un libro molto, molto interessante, di cui raccomando caldamente la lettura a tutti quelli interessati alla nuova legge delle piattaforme, come viene a volte definita dai giuristi. Io lascio quindi subito la parola a Giacomo. Diciamo, i seminari durano un'ora. Quindi direi lascerei a te la parola per il tempo che ritieni necessario, 30-40 minuti, e poi avremo tempo per interagire, per qualche domanda. Ecco, una tradizione dei seminari di Next è che facciamo un giro di tavolo per conoscerci, per Ah, introdurci ai nostri ospiti. Quindi io ho già introdotto l'ospite di oggi, sono Maurizio Borghi, condirettore del centro Nexa e docente di proprietà intellettuale qui al Dipartimento di Giurisprudenza. mi presento anch'io così Sì. no? Sì, quindi io sono Giacomo Pisani, ringrazio Maurizio Borghi e Nexa per avermi invitato a discutere questo libro che è uscito a gennaio di quest'anno. Io sì, mi sono formato all'Università di Bari, attualmente svolgo attività di ricerca in Eurix a Trento, mi occupo di teoria sociale del diritto, a cavallo fra la filosofia del diritto e la sociologia del diritto. Io sono Valeria Bergantino, mi occupo della comunicazione. Io sono Giacomo Cotto, sono project manager al centro Nexa. Sono Antonio Vetrò, sono ingegnere informatico, ricercatore al centro Nexa, mi occupo di design responsabile di sistemi software. Io sono Elisa Moderelli e sono la studentessa del corso di Global Law qua al Dipartimento di Giurisprudenza. Sono Luigi Mussa, anch'io studente al corso di Global Law qua di Giurisprudenza. Massimo Cuomo, filosofia politica al piano di sopra, conosco già come Sono anche mio tutor di un assegno di ricerca. Io sono, scusate la voce, sono Maria Paola Ari, sono docente di diritto del lavoro qui nel Dipartimento di Giurisprudenza. E io sono Valentina Doglio, sono ricercatrice in sociologia economica del Dipartimento di Diritto delle Politiche Sociali. Bene, grazie allora. Prego. Grazie. Magari quando mi sto avvicinando alla mezz'ora mi puoi anche fare qualche segno così. Sì, rinnovo i ringraziamenti a Maurizio Borghi e al Centro Nexa per avermi invitato. Dunque, sì, il tema del libro non è soltanto le piattaforme di lavoro, l'intenzione, un po' la sfida è stata quella di inquadrare le dinamiche relative alle piattaforme che erogano oggi prestazioni di tipo lavorativo all'interno della più ampia cornice dell'economia delle piattaforme digitali, al fine appunto di osservare come l'infrastrutturazione delle piattaforme digitali possa o si traduca oggi in un campo di potere. Magari due parole per contestualizzare anche la categoria utilizzata all'interno del sottotitolo del libro, che è stata citata da Maurizio poco fa, cioè quella di governamentalità algoritmica, che è una categoria in realtà che è stata introdotta da Antoinette Roy e Thomas Berne, che da diversi anni è al centro di un vasto dibattito internazionale, una categoria che si
riconnette alla nota categoria di governamentalità di Foucault, facendola dialogare con alcuni concetti deleziani e con alcuni studi provenienti dalla cibernetica e dalle neuroscienze, per indicare una ulteriore radicalizzazione delle tattiche di controllo e di fabbricazione dei comportamenti rispetto alla tecnologia di governo descritta da Foucault. Ad essere valorizzate, secondo questi autori, sarebbero le funzioni più astratte dell'individuo, ovvero un orizzonte affettivo che precede la formazione della sua singolarità. I dispositivi ricompresi all'interno della governamentalità algoritmica tenderebbero, secondo questi autori, a produrre un'adesione immediata del soggetto attraverso una stimolazione degli impulsi irriflessi, cioè di quelli impulsi che attengono ad un livello addirittura inconscio, insomma, esercitando una normatività definita immanente, quindi persino aggirando il momento della decisione consapevole. Secondo me, le analisi di questi autori descrivono un pezzo delle dinamiche ricomprese all'interno del potere algoritmico, che però, insomma, presenta uno spettro di dinamiche di potere ben più vasto. Quello che io ho cercato di fare è partire dall'analisi dei modelli predittivi, quindi, e in particolare di un segmento dei modelli predittivi, cioè delle raccomandazioni agli utenti. Credo appunto che il modello governamentale sia molto utile per leggere il funzionamento dei modelli di raccomandazione, in quanto la logica di potere sottesa è quella appunto di una sorta, che alcuni riconducono a una sorta di soft power, cioè non può essere letta nel senso di un potere coercitivo, unilaterale, ma in quanto tesa ad ottenere impercettibili smottamenti, mediando fra il retroterra degli utenti e le esigenze dell'azienda, appunto, della piattaforma. In questo quadro i dati acquisiscono un senso soltanto all'interno di relazioni significative che permettano di classificare le persone in gruppi. Le strategie algoritmiche non hanno mai di mira il singolo soggetto, ma classi di individui ottenute attraverso inferenze statistiche. In particolare viene esaminato il modo in cui i soggetti si relazionano fra loro al fine di ricavare delle caratteristiche comuni che permettano di tarare le strategie di previsione e di orientamento dei comportamenti su interi gruppi o popolazioni. Quindi il controllo esercitato sul singolo utente sarà il risultato dell'incrocio fra le varie strategie dirette a ciascuno dei gruppi entro cui egli viene classificato. Si è a lungo discusso, c'è un dibattito internazionale su questo, a partire dal famoso libro della Crawford, sull'impostazione classificatoria propria dei sistemi algoritmici, quindi ben al di là dell'economia delle piattaforme, la quale contribuirebbe spesso alla riproduzione di asimmetrie di potere a livello sociale entro le quali l'autodeterminazione del singolo soggetto può essere ostacolata in base alla sua appartenenza ad un dato gruppo. Nel libro appunto provo ad inquadrare queste strategie mostrando come appunto le funzioni algoritmiche non mirino all'omogeneizzazione, ma ad installarsi sulla specificità delle forme di vita, promuovendo aggiustamenti, correttivi, rafforzamenti, ricalcando appunto la logica governamentale di Foucaultiana memoria. Quindi lo scarto rispetto al contesto in cui è nata, come dicevo, la categoria della governamentalità algoritmica sta proprio in questo. Secondo me non la sfida delle piattaforme non è nella stimolazione di questo livello che sta prima della decisione, ma al contrario nella valorizzazione
della specificità, della personalità degli utenti, no? Riproducendo una logica di tipo correttivo, orientata a simulare l'immanenza e stimolando un processo di reciproco adattamento tra la norma e il carattere degli utenti. Queste dinamiche trovano all'interno delle piattaforme di lavoro una ulteriore intensificazione. Io all'interno del libro dedico una parte consistente appunto all'analisi delle piattaforme in cui vengono erogate prestazioni di tipo lavorativo. Parliamo di uno spettro enorme di piattaforme con una casistica anche molto molto eterogenea, cioè da piattaforme in cui vengono erogate prestazioni più o meno standard come il servizio di trasporto in auto, Uber, Lyft o la consegna di pasti, Deliveroo, Glovo, a piattaforme in cui vengono offerti servizi anche molto creativi, penso al mondo variegato del crowd working, in cui vengono emesse open call dirette alla folla degli utenti di internet. Abbiamo anche lì piattaforme in cui ad essere richieste sono prestazioni molto semplici, penso a piattaforme come Amazon Mechanical Turk, che richiede di etichettare dei testi o degli audio, tutta una serie di funzioni tese ad addestrare gli algoritmi, ad altre piattaforme come Upwork, molte altre, in cui invece la platea dei lavoratori è composta da professionisti, designer, perché appunto le prestazioni richieste sono anche molto molto eterogenee. Avanti, sì, sono arrivati in massa i filosofi del diritto. Nell'ambito del cosiddetto management algoritmico, obiettivi di controllo più complessi vengono ottenuti attraverso una differenziazione delle funzioni impiegate. Anche qui si assiste all'utilizzo di funzioni di raccomandazione rese disponibili dall'uso degli algoritmi predittivi a cui accennavo precedentemente per migliorare delle prestazioni e dirigere in maniera flessibile la forza lavoro. Ci sono ricerche molto interessanti, cito quella di Alex Rosenblatt su Uber, che mostrano come Uber mette in atto una molteplicità di tecniche dirette alla manipolazione algoritmica dei comportamenti, rilevazioni automatiche dell'aumento dei prezzi delle corse in una determinata zona, consigli di spostamento verso luoghi più redditizi, inviti a prolungare i propri turni, sono solo alcune delle tattiche utilizzate a tal fine, cioè, e che hanno come comune denominatore quello di essere presentate come rilevazioni neutre di alcune situazioni, mentre sono il frutto di sistemi di raccomandazione utili ad indirizzare i comportamenti, in questo caso, nel caso di Uber, a muovere la forza lavoro. A tutto questo, in questa galassia di funzioni, rientrano anche, dal mio punto di vista, dal punto di vista che provo diciamo, a sviluppare all'interno del libro, anche i sistemi reputazionali di valutazione delle prestazioni, che incidono direttamente sulle aspettative e sui desideri del lavoratore, toccando anche le sfere più profonde della sua personalità. Ora, senza entrare nel merito specifico, diciamo, delle tattiche impiegate, che cerco di analizzare attraverso la lente del potere governamentale, credo che molte di queste, cioè la logica sottesa ricalchi e in qualche modo accentui alcune delle tendenze che già erano presenti all'interno dei modelli di produzione post-fordisti. E quindi qual è l'obiettivo? Quello di
concedere al lavoratore dei margini di autonomia, cioè la logica non è mai quella disciplinare in senso tradizionale, coercitiva, concedere invece margini di autonomia al lavoratore che siano però compatibili con il profitto e l'interesse dell'azienda. La grande sfida delle piattaforme è sempre nel celare il potere normativo dell'appropriazione, no? Nel ridurre al massimo la percezione dello scarto nell'utente, in questo caso nel lavoratore, fra l'azione, la propria scelta, la propria decisione e gli imperativi algoritmici, che non vengono presentati in quanto imperativi, anzi non vengono presentati nemmeno in quanto rispondenti ad una logica di tipo normativo, ma in quanto nella maggior parte dei casi rilevazioni neutre di certe situazioni, lo vediamo appunto a proposito di Uber, ma anche nel caso dei sistemi reputazionali di valutazione delle prestazioni, si confonde continuamente fra causalità descrittiva e relazionalità di tipo normativo, cioè anche la disattivazione del lavoratore viene sempre presentata come il risultato appunto meccanicistico di una valutazione da parte del cliente, no? Per cui io non vengo ritenuto abbastanza bravo, quindi diciamo vengo declassato all'interno del ranking, fino poi ad essere nei casi estremi, che poi tanto estremi non sono, nel senso che ci sono piattaforme in cui si arriva alla disattivazione anche in maniera piuttosto semplice. Comunque la sfida, come dicevo, è quella di occultare qualsiasi intento persuasivo, qualsiasi volontà da parte della piattaforma di intromettersi all'interno delle relazioni, opacizzando quindi tutto questo livello di asimmetria, di conoscenza e di potere. Questa credo sia appunto una sfida cruciale, ottenuta sia attraverso il ricorso a dispositivi e strategie di tipo discorsivo molto molto vari, e poi facendo leva sui sistemi appunto algoritmici di raccomandazione, nell'ottica appunto in cui li ho letti, di orientamento governamentale dei comportamenti. Ora, qual è il punto cruciale, un po' la sfida del libro? Alla luce del fatto che l'obiettivo della governamentalità algoritmica è la personalità, in questo caso, nel caso delle piattaforme di lavoro, del lavoratore, più in generale appunto questo livello cioè che precede il livello quello contrattuale, insomma il livello della contrattazione, io credo che fondamentale sia far dialogare al fine appunto della tutela delle persone coinvolte all'interno delle relazioni algoritmiche e in particolare del lavoro mediato da piattaforme, il diritto del lavoro con la disciplina sulla tutela dei dati personali. Quindi diciamo la parte giuridica del libro si gioca su questa sfida, insomma, a partire da un tentativo, secondo me, da un elemento molto interessante presente nella famosa proposta di direttiva in materia di lavoro tramite piattaforme digitali del 9 dicembre 2021, che ancora sta avendo un iter molto molto travagliato, non è ancora stata approvata, in cui si mette in evidenza l'importanza degli obblighi previsti dal GDPR per le piattaforme di lavoro, a partire proprio da questa constatazione, insomma, dal fatto che non sia possibile nella specificità delle forme di potere inaugurate dalla governamentalità algoritmica assicurare
parlare, di contrapporre questioni relative alla contrattazione anche quindi alla qualificazione in assenza di un livello preliminare, di un che riguarda l'assicurazione alla persona del controllo sui propri dati. In particolare l'articolo 8 della direttiva declina i principi contenuti nell'articolo 22 del GDPR appunto nell'ambito delle relazioni lavorative. La piattaforma deve consentire di discutere le ragioni di tale delle decisioni algoritmiche, chiarendole attraverso la mediazione di un referente umano, e laddove le spiegazioni non siano sufficienti o le persone ritengano che i propri diritti siano stati violati, può essere richiesto che tali decisioni siano riviste. Io credo che appunto questa direttiva apra degli spazi interessanti, in quanto appunto coglie quello che è il livello in cui il controllo algoritmico si muove, che è quello appunto della persona ben prima che acceda a prestazioni di tipo lavorativo. Questo, diciamo, questa connessione quindi fra diritto del lavoro e disciplina sulla protezione dei dati personali è un po' quella che su cui la prospettiva in cui mi muovo nella seconda parte, nella parte finale del libro. Uno degli elementi centrali, un po', cioè, che secondo me è uno dei limiti della disciplina sulla tutela dei dati personali, in particolare del GDPR, che diventano particolarmente rilevanti nella dimensione lavorativa, e l'impostazione fortemente individualistica dei diritti e degli strumenti messi a disposizione dell'utente per favorire appunto la sua sovranità sui dati personali. E quindi i limiti di questa impostazione individualistica li analizzo da una molteplicità di punti di vista che ora, diciamo, non approfondisco, sia di ordine in ogni caso pratico, cioè legati all'impossibilità da parte del singolo utente di percorrere individualmente quelle possibilità messe a disposizione dal GDPR. Mi riferisco ovviamente al diritto di accesso, ma lo stesso strumento del consenso, che è un po' al centro, diciamo, del GDPR, in particolare della visione di sovranità dell'utente sottesa al GDPR. Ma a parte questa dimensione più pratica, che collego, diciamo, alla fenomenologia del potere algoritmico oggetto della prima parte del libro, credo che ci sia una questione cruciale che interseca teoria del diritto e sociologia, relativa agli interessi implicati all'interno delle relazioni algoritmiche. Come dicevo nell'introduzione, cioè quando all'inizio, l'obiettivo, l'oggetto del potere algoritmico non è mai il singolo soggetto, ma determinate classi di individui, gruppi di individui ottenuti attraverso inferenze statistiche. Io credo che il carattere essenzialmente relazionale della governamentalità algoritmica faccia sì che l'autodeterminazione dell'individuo sia fortemente implicata all'interno di una dimensione collettiva, appunto, per dirla in termini giuridici, che gli interessi coinvolti sono interessi di tipo collettivo. Ciò significa, da un punto di vista, proprio perché a partire, diciamo, da questa constatazione, che secondo me ci costringe a fare questo salto, no, dal livello individuale al livello collettivo, io credo che l'autodeterminazione del soggetto sia possibile, cioè la garanzia dell'autodeterminazione del soggetto sia possibile a condizione di incidere sull'architettura complessiva delle infrastrutture digitali attraverso dispositivi che favoriscano la regolazione istituzionale, appunto, delle relazioni.
proprio perché gli interessi in gioco sono di tipo collettivo, io credo che si debba fare un ragionamento diverso, cioè che il soggetto anche di una proposta che intenda valorizzare e promuovere il diritto all'autodeterminazione della persona debba garantire adeguata rappresentazione agli interessi collettivi coinvolti. Ecco perché l'ultimo capitolo del libro è una proposta di taglio normativo che si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale. La proposta è quella di un canale istituzionale in cui formazioni collettive orientate all'interesse generale possano collaborare col pubblico alla regolazione appunto dell'economia delle piattaforme, anche se poi diciamo l'ipotesi può essere estesa anche al di là delle piattaforme, all'orizzonte digitale. Questo canale di collaborazione può innanzitutto offrire una prospettiva di mobilitazione e tutela collettiva rispetto ai diritti contenuti all'interno del GDPR, del resto un'indicazione per quanto abbastanza, come dire, sintetica, un po' in nuce, è contenuta all'interno del regolamento, in particolare nell'articolo 80, laddove si dice che l'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, a un'organizzazione, a un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti, vabbè, non mi dilungo, in ogni caso di dare mandato ad un soggetto di tipo collettivo al fine appunto di tutelare e di garantire la protezione dei propri dati personali. Il canale di collaborazione prospettato dovrebbe avere però la possibilità di intervenire anche ad un livello che precede i concreti effetti dei trattamenti algoritmici, quindi ad un livello appunto di regolazione delle relazioni, non soltanto a posteriori in un'ottica rimediale che secondo me è ciò che come dire, segna in maniera cruciale l'impostazione del GDPR. Quindi l'idea è appunto un canale che possa intervenire a monte, non soltanto laddove i trattamenti algoritmici abbiano già leso dei diritti, avuto determinati effetti. Inoltre, come dicevo prima, potrebbe essere istituito anche per questioni che eccedano i rapporti tra utenti e piattaforme private, che investano la possibilità delle persone di realizzare esperienze autonome di scambio, relazione e finanche di lavoro. Su questo ho provato anche a raccogliere alcuni elementi, perché a livello europeo sembra, soprattutto negli ultimi anni, esserci stata un'attenzione crescente nei confronti di questo livello collettivo, non più soltanto individuale. Quindi cito una serie di proposte di regolamento, soltanto che l'unica divenuta, cioè entrata già in vigore, è il Data Governance Act, a partire tra l'altro dal 24, entrata in vigore il 24 settembre, due mesi fa. Le altre sono ancora tutte proposte o addirittura in bozza, dove mi sembra ci sia un elemento, in particolare un istituto interessante, quello, cioè ce ne sono diversi, insomma, però quello che più troverebbe, cioè di particolare affinità alla prospettiva indicata all'interno della mia ricerca, è questo delle cooperative di dati. Viene introdotta appunto la possibilità degli utenti di costituire delle cooperative di dati. La prospettiva è più quella della tutela, no? Cioè quindi un po' in connessione, lì in armonia con l'articolo 80 del GDPR, quindi sempre nell'ottica di dare un mandato rispetto alla difesa di determinati diritti. Secondo me potrebbero avere anche un ruolo più attivo, no? Cioè nel senso della non solo della regolazione, ma anche della creazione di determinati servizi, connettendosi anche ad alcune esperienze di piattaforme cooperative, no? Si tratta ovviamente di
esperienze molto, molto, soprattutto quella, mentre le piattaforme cooperative hanno una storia un pochino più lunga, a partire dal 2014, no? Quando c'è stata questa proposta di Trevor Scholz, le cooperative di dati, parliamo di qualcosa davvero ad uno stato molto, molto embrionale. Io credo che tutta una serie di esperienze oggi impegnate nella decodificazione delle infrastrutture algoritmiche in un'ottica di difesa dei diritti fondamentali, ho osservato all'interno del libro alcune esperienze come ProPublica, l'European Digital Rights, l'Algorithmic Justice League, possano trovare all'interno di un canale di questo genere, cioè quindi di collaborazione pubblico-privato aperto al contributo di soggettività collettive, uno spazio appunto per un ruolo attivo all'interno della regolazione degli spazi digitali. Ovviamente la sfida fondamentale è quella di tenere fermo il riferimento alla logica, alla grammatica dei diritti fondamentali che si pone appunto come garanzia di riconoscimento, di stabilizzazione, ma anche di universalizzazione delle conquiste sociali. Quella che evoco, e mi avvio alla conclusione, è una, quindi una dinamica di democratizzazione delle istituzioni, quindi l'esigenza che un po' viene assunta nel corso della ricerca è quella di passare dall'autodeterminazione individuale a quella collettiva, che costringe quindi a porsi problemi più politici legati ad una democratizzazione dello spazio digitale, che attualizza la possibilità di un costituzionalismo dal basso. Io mi collego molto a tutta una tradizione di costituzionalismo del digitale che ha trovato, cioè che ha avuto in Rodotà un riferimento fondamentale, penso all'Internet Bill of Rights, e che quindi si fonda sul protagonismo delle persone, sulla capacità delle persone di sfidare l'esistente, allargando appunto lo spazio dei diritti fondamentali e dell'autodeterminazione. Grazie. Grazie. Allora, ci farò un breve commento, non so se sarà una domanda o semplicemente un commento, poi dopo abbiamo lo spazio per la discussione. Tu hai toccato molti argomenti assolutamente di interesse per quella che definisci la governamentalità algoritmica, questo nuovo concetto che si sta facendo strada, che è molto dibattuto adesso in diritto. E la buona parte del tuo libro, anche la tua presentazione, ruota intorno a una questione che è emersa, che emerge molto spesso nei nostri seminari NEF, cioè la riassumo brevemente così, cioè la tendenza della data protection law ad espandersi, ad assorbire altre aree di interesse, per esempio a diventare, diciamolo così brevemente, una legge generale che regoli il mercato dei dati, l'economia dei dati, no? Quindi, e per esempio mi riferisco alla sentenza recente della Corte Europea di luglio scorso, la sentenza Meta, dove la Corte dice che ammette il fatto che un undertaking in posizione dominante nella determinazione di un abuso di posizione dominante rileva anche il fatto che la compagnia in questione rispetti o non rispetti il GDPR, quindi rispetti o non rispetti la protezione dei dati, quindi diventa diciamo in questo modo il GDPR diventa un parte di un global assessment di un abuso di posizione dominante, no? Quindi questo. E dunque, in qualche modo, qui abbiamo un esempio del fatto che la data protection in qualche modo rafforza l'arsenale degli strumenti
strumenti in mano alle competition authorities per trovare abusi di posizione dominante e altre violazioni del diritto antitrust. Ora, mi sembra che qui, nel caso del diritto del lavoro, dove ricordavi il richiamo che fa l'articolo 8 della nuova proposta direttiva all'articolo 22 sulla diciamo così, la proibizione di decisioni prese unicamente in modo automatico, richiamavi questo richiamo esplicito, quindi diciamo la data protection entra nel diritto del lavoro, però mi pare, correggimi se sbaglio, questa è proprio una mia impressione, che qui l'effetto sia in qualche modo opposto rispetto a quello che descrivevo prima rispetto al diritto antitrust, cioè che il riferirsi ai criteri, ai principi della protezione dei dati nel diritto del lavoro possa addirittura indebolire il diritto del lavoro. Perché? Perché il data subject, quando è un lavoratore, ci sono principi costituzionali e della nostra tradizione giuridica che fanno ritenere che ci sia una protezione rafforzata, comunque che ci sia. La decisione automatica, se si tratta di decidere la decisione automatica per un utente di internet, non è la stessa, non ha lo stesso impatto che della decisione automatica rispetto a un lavoratore. Allora mi chiedo se questo richiamarsi ai principi, tra l'altro sappiamo che l'articolo 22 in particolare è anche facilmente aggirabile, perché basta che ci sia in qualche punto del processo decisionale un uomo qualunque, ci sia l'uomo qualunque per in qualche modo far ritenere che l'articolo 22 non si applichi più, quindi non ci sia più una decisione unicamente automatica. E nella pratica, che descrivi anche bene tu nel tuo libro, questo principio è costantemente aggirato, non nelle pratiche. Allora mi chiedo se il riferimento alla data protection in questo caso non abbia l'effetto, diciamo così, di indebolire la tutela del lavoratore anziché rafforzarla. Quindi non lo so, ecco, se questo è un commento, sì, no, è una questione, una domanda, se non c'è una questione che ritieni di non so, posso dire prima una cosa su questa, cioè, poi sì. Giusto perché sì, mi sembra, no, effettivamente non citavo la direttiva, in particolare quell'articolo, come risolutivo rispetto ad una situazione. Credo che però una questione cruciale sia, effettivamente, se parliamo di autodeterminazione personale, il diritto del lavoro si rapporta a questa sfera per sottrazione, no? Cioè quella area personalissima, quella, no, dei diritti della personalità, e quella, cioè, direi, per citare Ferraioli, un po' dell'indecidibile, no? Quella che è la sfera che dovrebbe essere sottratta alla contrattazione, alla sfera contrattuale, no? E io credo, e appunto le premesse del libro e poi anche della mia relazione di oggi erano queste, che il potere algoritmico abbia di mira proprio quella sfera, cioè quella a cui il diritto del lavoro si rapporta in questi termini sottratti, non certamente di promozione. Ecco perché io parlavo più che altro di una sfida, cioè il fatto che proprio la personalità dell'utente, nel caso del lavoro, del lavoratore, è oggetto del controllo del potere governamentale, ci costringe a far dialogare il diritto del lavoro con la disciplina sulla protezione dei dati personali, cioè con la data protection law. Cioè, quindi più che altro segnalavo in quella direttiva l'assunzione per la prima volta di questa sfida, quindi della necessità di questa connessione, che tra l'altro è anche molto dibattuta dagli stessi giuslavoristi, proprio perché, come tu dicevi, è un po' una novità. Ora, è chiaro che quella formulazione lì è molto precaria, nel senso che credo che cioè, tutte le questioni che dicevi le condivido totalmente, però è una prospettiva su cui secondo me è necessario
ragionare e che tra l'altro anche le sentenze, tutte le sentenze che hanno riguardato in Italia la qualificazione dei rider in particolare, hanno in maniera più o meno esplicita messo in evidenza, no? Cioè, questa che ora non mi dilungo così diamo spazio al dibattito, cioè il fatto che il potere direttivo della piattaforma, quindi del datore di lavoro, si esprima sempre più all'interno del modello organizzativo della piattaforma, cosa che porta a far sfumare quella demarcazione centrale nel diritto del lavoro fra eterorganizzazione ed eterodirezione. Quindi andare a guardare come nell'infrastruttura, cioè è necessario di conseguenza andare a guardare l'infrastrutturazione delle algoritmica delle piattaforme. Ci sono anche sentenze che lo fanno, cioè ce lo dicono in maniera più puntuale. Però, cioè, come dire, mi sembra che questa sfida sia stata assunta. Ci sono domande, interventi, commenti? In tema giusto lavoristi, cosa mi vuoi dire? Sì, io mi scuso di questa voce, infatti sono uscita per vedere quella cosa. Ma no, sicuramente è bello sentire parlare gli altri della propria materia, veramente. Gli altri che se si colleghi di altre materie. È più interessante. Ma da osservatore esterno, da un punto di vista esterno. No, infatti, rispetto a quest'ultimo profilo, io non vedrei un indebolimento, nel senso che comunque le due materie dialogano, quindi chiaramente il GDPR, comunque tutta la data protection law, si aggiunge a quello che è già stabilito dal diritto del lavoro, sono la stessa normativa passabile delle norme cardine, con alcune norme che sono contenute nello statuto, e allo stesso tempo l'articolo 88, sempre del GDPR, prevede proprio che ci sia appunto un fatto salvo. Tutto ciò che tutela parla anche di dignità, è l'unica norma in cui si parla di dignità, quindi c'è un dialogo, credo, fecondo tra le due discipline. Chiaro che però l'altro tema che sollevavi tu, dell'interesse collettivo, è assolutamente fondamentale e centrale, quindi non deve perdere quella specificità al diritto del lavoro, è uno dei grossi limiti di questa proposta di direttiva, in cui però c'è un piccolo passo avanti rispetto anche solo alla proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale, cioè al regolamento che verrà, credo, approvato nei prossimi tempi, c'è un'attenzione al profilo collettivo, quindi al ruolo dei soggetti collettivi, che però sono principalmente soggetti sindacali, nel nostro caso, quindi non altre figure collettive. Questa è la specificità che non deve essere persa e che invece nella data protection law, ovviamente essendo legge generale, non c'è. E poi vabbè, ci sarebbero tanti, però leggerò molto volentieri con interesse. No, infatti l'operazione che faccio è proprio quella di costruire da un punto di vista teorico un asse contrattazione collettiva sussidiarietà orizzontale, per cui, come dire, la data protection law può da quel punto di vista, no, essere utile al diritto del lavoro. D'altro canto, il diritto del lavoro è stato il primo a fare questo salto in Italia nel Novecento, grazie alla contrattazione collettiva, dall'individuale appunto al collettivo, e credo che questo invece possa aiutare molto la data protection law a fare questo salto, che invece mi sembra ancora verso l'interesse generale, che invece mi sembra l'elemento ancora più... Lo dicevo, la grossa sfida della nostra materia è proprio rendere il soggetto collettivo capace di interloquire, perché il grosso problema poi è quello, nel senso che ha dei poteri che anche in passato, quando le questioni erano molto più semplici, penso ai controlli di distanza, ai controlli tramite apparecchiature di vario tipo, poi in concreto non utilizza il soggetto collettivo, lo utilizza molto poco. Quindi c'è poi un problema di conoscenza che frena poi in concreto l'utilizzo di uno strumento che semmai ha. Sì, dopo do la parola a Ugo, poi Ludovica. Non so
vedo questi due movimenti. Da un lato la data protection, che nasce come un diritto a tutela di interessi personali, che si estende, si allarga a incorporare interessi collettivi. E dall'altro il diritto, diciamo, il mondo del lavoro, che tende invece a fare il percorso opposto, quindi da contrattazione collettiva, adesso invece la tendenza è quella a un rapporto uno a uno, dove l'uno è la piattaforma e l'altro uno è il singolo lavoratore. Non vorrei che questi due momenti si trovassero a metà in una zona che poi dopo non sappiamo più bene come definire, perché comunque gli interessi collettivi, a cui tu giustamente facevi riferimento nella tua presentazione e nel tuo libro, sono comunque centrali nel diritto del lavoro. Quindi quando parlavi di depotenziamento, intravedevo, insomma, questo problema. Ecco, questo. È assolutamente centrale sulla questione, perché comunque nel diritto del lavoro c'è un percorso di individualizzazione che va nella direzione opposta a quella che invece oggi potrebbe, no, favorire un riconoscimento degli interessi in gioco all'interno delle relazioni algoritmiche. Certo. Sì. Questa sì, è un po' la Ugo. Chiedo venia se siamo arrivati. Mi sono preso i primi 15 minuti, che però può essere un'ottima scusa se la mia domanda non so soddisfare. Mi già risposto nei primi 5 anni. Per molti versi è stato molto europeo, anche se i problemi sono universali, nel senso che, come dire, negli Stati Uniti hanno gli stessi problemi, ma lo affrontano in maniera, secondo tutta la tradizione. Dico questo perché, intanto il diritto del lavoro in Italia è il primo e per molti decenni unico settore del diritto in cui c'era tutela della riservatezza. E quindi, come dire, per rimanere nel nostro piccolo, in Italia c'è questa simbiosi tra tutela dei lavoratori, non la si chiamava ancora dati personali, la formula dell'autodeterminazione se l'inventa la Corte Federale Tedesca 40 anni fa, 1983, la decisione sul censo. Ma in effetti c'è questo problema. Ne abbiamo scritto con Floridi su un gruppo privacy 8 anni fa, che a differenza degli Stati Uniti, dove c'è il gruppo privacy, se pensa a qualcosa supremo, per cui la privacy viene tutelata a livello, in quel caso, dei Boy Scout, cioè la privacy dei Boy Scout, dell'associazione contro uno dei loro membri, cosa per un europeo difficile. Ma a quel punto, in questo rapporto tra tutela individuale e tutela collettiva, e noi europei ci siamo presi, abbiamo traspiantato un tipico strumento americano, le class action. Tutela dei consumatori, l'ultima generazione di casi, alto consumo contro Facebook, in Germania l'alto consumo tedesco contro Facebook, hanno, abbiamo dato la dritta 5 anni fa, hanno, come dire, riempito le falle procedurali dell'articolo 80 del GDPR, con la tutela collettiva, certo, della class action. Ecco perché gli Stati Uniti, nonostante tutte le apparenze, spesso insegnano un sacco di cose su come affrontare. Infatti c'è un passaggio del suo libro che ho citato, proprio perché quando dice che la class action, come dire, ha colmato una lacuna, no? Sul piano delle tutele collettive. Come amo dire, dato che non siamo biologi o chimici, non abbiamo esperienze da laboratorio, ma il migliore test è se quello che dici poi... Certo. E in effetti questa tesi... Però forse si tratta di... No, mi scuso. E chiudo. Questa tesi, su questo punto, poi arrivo alla domanda, è stata confermata in primavera dalla Corte di Giustizia Europea, la quale ha accolto sia le posizioni tedesche che italiane, e cioè anche qui cade dal dito. E quante volte... Da 20 anni, ma siamo i nostri dati europei o abbiamo i nostri dati americani? Non è una funzione. Puoi perfettamente essere, avere
mi dispiace per il libro, l'output posto da From, Eric From, essere o avere. Qui invece possiamo essere dati e avere dati. La mia domanda: cosa secondo te cambia con una generative AI? Te lo chiedo perché nell'ordine esecutivo di Biden, una bomba è un game changer, c'è tutta una sezione dell'atto dedicata alla tutela degli American workers. Sì, no, non ci ho riflettuto, effettivamente. No, allora, non ho fatto una riflessione. Te lo chiedo perché... No, mentre su quell'altra questione, sì, ci ho riflettuto e appunto credo che il fatto che la class action abbia colmato delle lacune la dica lunga sul fatto che un cortocircuito c'era, no? Però si tratta di estendere quella logica al di là del diritto dei consumatori, no? Certo. E in particolare appunto nell'ambito delle relazioni lavorative con tutte le specificità che ha il mondo del lavoro, no? No, se aggiungo, nella proposta sulle piattaforme, come vedete, prima devono ancora mettersi d'accordo su che cosa è intelligenza artificiale. Non sto scherzando. Ah, certo. Non sto scherzando, si sono impantanati lì per ottimi motivi. Ma quella direttiva sulla proposta di atto normativo per le piattaforme mi ha dato grande soddisfazione perché lì trovi il diritto alla spiegazione. Certo. Cioè, in molti, purtroppo, soprattutto Oxford, hanno detto cose... Ma infatti io credo che l'articolo 8 della direttiva, da questo punto di vista, sia anche più esplicito dell'articolo 22. No, il 22... lì sappiamo bene, il dibattito. Però l'articolo 8 è un po' più chiaro, invece, no? Cioè, almeno su quel passaggio. Il resto invece non ho riflettuto, quindi voglio dire, sarebbero riflessioni estemporanee sulla seconda. Neanche io sono stato sollecitato sentendo. No, però ti riservo magari di. Mi riservo di rifletterci ulteriormente, poi avremo un'altra. Grazie mille della presentazione innanzitutto. Una prima parte era una considerazione sul rapporto tra diritto del lavoro e data protection, il professore ha detto tutto. In relazione allo statuto dei lavoratori, pensavo insomma in Italia mi sembra che sia un settore, poi la professoressa sta a correggermi, è un settore in cui la dimensione della tutela dell'individuo come lavoratore e la sua sfera di riservatezza, oppure anche altri aspetti, penso alla videosorveglianza, gli ambienti del lavoro, insomma, era già integrato. Quindi, come dire, mi sembra un settore in cui le due anime del diritto siano già in misura. E poi, io sull'articolo 8 della direttiva continuo ad avere insomma dei dubbi perché sarà un po' più esplicito, però vedo una sovrapposizione con l'articolo 22 GDPR 22 GDPR 8 proposta di direttiva sulla commissione dei lavoratori. Non sono sicura che sciolga tutti i nodi del dibattito sulla parte 22, quindi non sono sicura che insomma avrete magari voi un modo di dire qualcosa a cui non pensate io. E poi tu hai parlato di un canale che intervenga ex ante, quindi in precedenza. Pensavo mentre discutevi ai meccanismi che già esistono ex ante, che già il GDPR prevede ex ante. Prima la professoressa faceva riferimento a consapevolezza o magari alla possibilità del lavoratore o del gruppo di lavoratori di acquisire la consapevolezza in merito ai meccanismi già a disposizione. Quindi mi chiedevo più che cosa intendessi per meccanismi che operino in precedenza rispetto per esempio alla comunicazione delle informazioni o alla IPA che può fare la controllo. Non lo so, insomma, stavo cercando di immaginare quale potesse essere un modo più incisivo ex ante. Sì, no, queste sono entrambe due questioni aperte, no? Perché io, all'interno... per quanto riguarda l'articolo 8, articolo 22, sì, è quello che dicevamo prima, parlavo di chiarimento rispetto al diritto alla spiegazione, esatto. Poi per il resto credo anch'io che la maggior parte dei problemi relativi all'articolo 22 restino
all'interno dell'articolo 8, questo certamente. Però lo segnalavo in virtù del fatto che la prima volta in cui si assume in maniera esplicita la connessione delle due sfere, l'implicazione, la coimplicazione, no, di problematiche implicate nelle relazioni lavorative mediate da piattaforma e relazioni algoritmiche più in generale, no? Quindi poi invece restano quei problemi che dicevo. Però potrebbe essere appunto un'occasione anche per assumere quelle sfide relative anche alla necessità di contaminarsi, no? Cioè la data protection law di collettivo e il diritto del lavoro di norme che riguardino quella sfera personalissima a cui il diritto del lavoro si rapporta per sottrazione, no? E che qui invece dovrebbe essere in qualche modo promosso attivamente, visto che c'è un potere che la minaccia costantemente. Questa è la questione. No, invece la seconda è una questione aperta, cioè su cosa significhi regolazione a monte. Io cito anche, sì, gli esempi della regolazione by default, by design, a cui penso alludessi, no, con riferimento al GDPR, aprendo anche tutta una serie di dubbi, sa che su questo ci sia un po' un dibattito, tra l'altro, diciamo, che coinvolge sia la filosofia del diritto che l'informatica giuridica. Quindi questo la pongo un po' come questione aperta, cioè cosa significhi poi effettivamente intervenire nella regolazione a monte. Certamente credo che sia un livello essenziale che, diciamo, la tutela a posteriori non basti, cioè perché per una serie di limiti sia di ordine pratico, cioè legati all'impossibilità del singolo di percorrere quei diritti e quegli strumenti in maniera individuale, in maniera efficace all'interno di quelli che sono degli ecosistemi di potere in cui non c'è mai, cioè, un responsabile dei dati che è anche responsabile di un rapporto di potere, nel senso che parliamo invece di ecosistemi di potere, quindi. E poi anche per un fatto, come dicevo, giuridico, perché gli interessi implicati non sono individuali, ma collettivi, e agli interessi collettivi bisognerebbe dare adeguata rappresentazione, di quell'idea appunto di passare a questo livello che interseca contrattazione collettiva a livello del lavoro, sussidiarietà orizzontale, in una logica invece più ampia di democratizzazione. Tra l'altro ci sono alcune riflessioni proprio di Mario Napoli su questo, cioè sulla particolare affinità teorica di contrattazione collettiva e diritto del lavoro. Ora, su come traduce, cioè se la regolazione by default e by design possano essere due strumenti adeguati a questo, io questo lo pongo in maniera più problematica, insomma, non do una risposta definitiva su questo, anche perché è una questione aperta, cioè su cui ancora c'è una riflessione in corso. Va bene, allora noi ringraziamo Giacomo per il suo seminario, per la discussione.